Mio nome è Alessandro Giardini, sono un cardiologo pediatra qui a Londra, dove risiedo da 13 anni con la mia famiglia. Alcune settimane fa mi sono ammalato con il nuovo coronavirus, che purtroppo mi ha costretto a un ricovero di 15 giorni, di cui una settimana in terapia intensiva con un attaccato a un ventilatore. Mi sono ripreso piano piano e sono stato contattato per partecipare a uno studio sulla donazione del plasma e sull'effetto che ha nei pazienti che sono ancora ricoverati in terapia intensiva. L'ho scoperto con sorpresa, perché ho i livelli più alti di anticorpi contro il coronavirus in Inghilterra. Tutto è iniziato con febbre molto alta, sopra 39, non molto responsiva ai farmaci per la febbre, e poi una stanchezza molto importante. Riuscivo a malapena a mangiare, andare in bagno. E progressivamente nel giro di 3-4 giorni questa cosa è peggiorata, per cui sono trovato costretto a chiamare un'ambulanza per farmi venire a prendere a casa e essere poi ricoverato. Una volta arrivato in ospedale si sono accorti immediatamente che il mio livello d'ossigeno era molto più basso rispetto a quello che doveva essere, per cui mi hanno dato inizialmente l'ossigeno con una maschera, e poi successivamente questa quantità di ossigeno è aumentata nel corso delle ore, e nel corso della tarda serata mi hanno trasferito in terapia intensiva, dove sono rimasto fino alla mattina successiva, quando mi hanno dovuto intubare. E poi da lì ancora 7 giorni ventilato, fino al punto in cui mi sono tolto il tubo da solo, perché ho deciso che era il momento di tornare a vivere e interagire. È stato molto difficile, perché con tutte le informazioni che venivano soprattutto dall'Italia riguardo il pericolo anche teoricamente di morire con questo virus, la preoccupazione era quella di non esserci per la mia famiglia, quindi la preoccupazione di averci dei figli, bambini piccoli che crescono senza il padre. Come ha fatto a scoprire di essere un super donatore del plasma anti-Covid? Mi aspettavo di essere contattato dal sistema sanitario nazionale inglese, che si chiama l'NHS, per cercare di vedere se potevo in qualche modo contribuire alla cura di qualcuno in ospedale, e poi mi hanno richiamato dicendomi che avevo i livelli più alti come anticorpi per il coronavirus che tutti gli altri donatori di plasma in Inghilterra. E poi da lì chiaramente c'è stata la richiesta se potevo partecipare per cercare di far aumentare ancora di più le donazioni. Quindi in un certo senso lei è diventato il testimonial ufficiale del sistema sanitario nazionale in questo momento molto difficile per il paese. Limitatamente, diciamo, all'aspetto del plasma, sì, e sono anche molto soddisfatto del fatto che le donazioni sembrerebbero essere aumentate di 7 volte. Com'è stato il ritorno alla normalità, tornare in studio, a lavorare, i rapporti con la famiglia, i rapporti con le persone che incontra girando per Londra? Ma sostanzialmente il ritorno al mondo, e soprattutto anche quello lavorativo, non è stato esattamente un ritorno a quello che conoscevo. Cioè, mi sono addormentato in cui il mondo funzionava in un modo e mi sono svegliato in un mondo che funziona in un modo diverso. Diciamo, dal punto di vista lavorativo ho avuto un grandissimo supporto sia dall'ospedale che dai colleghi. Sono appena tornato al lavoro a tempo pieno, e dal punto di vista della famiglia direi che sostanzialmente loro sono stati il trattamento migliore per il mio recupero.